Il momento della nostra rubrica Puglia 2.0, Gianluca Lovagnini ci porta nello spazio. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata. Il viaggio di oggi ci porta addirittura nello spazio. Come saprete, la Puglia ha ospitato la comunità internazionale dell'aerospazio che si è data appuntamento a Bari in occasione di Space for You. La conferenza è stata anche un'importante vetrina per quelle aziende pugliesi che costituiscono delle eccellenze in tema di tecnologia e innovazione spaziale. Grazie a queste aziende specializzate nello sviluppo di software e nella costruzione di componenti per moduli spaziali, anche la Puglia va nello spazio. Vediamo. Si chiama Solar Orbiter, partirà dalla Terra nel 2017, destinazione il Sole. Durante il suo viaggio compirà una serie di orbite intorno a Venere. All'interno della sonda, quattro strumenti analizzeranno il vento solare, fornendo dati sugli effetti che le violentissime e spettacolari perturbazioni solari possono avere sulla Terra, prevedendo ad esempio ripercussioni sui sistemi di telecomunicazione. Parte del software che sarà a bordo di Solar Orbiter è sviluppato in Puglia dalla Planetech Italia. In questo momento lo stiamo sviluppando. Deve essere un software che viene messo a bordo di una piattaforma poi non più esattamente controllabile e quindi seguirà tutta una serie di procedure di test molto importanti. Ci sono quattro persone che stanno continuamente lavorando per lo sviluppo, per la progettazione e poi lo sviluppo di questo software. Se vogliamo dire in Puglia ci sono anche altre aziende che contribuiscono allo strumento in sé, come la Sitel che sta mettendo invece la parte più hardware. Oltre ad aver sviluppato l'elettronica di Solar Orbiter, la Sitel ha costruito i chip che compongono la stazione meteorologica di Curiosity, l'ultimo rover inviato dalla NASA su Marte per investigare la presenza di tracce di vita sul pianeta rosso. Gli strumenti sviluppati dall'azienda di Modugno consentono di acquisire dall'atmosfera i dati del meteo marziano. Chiunque da internet può controllare che tempo fa su Marte. Sempre Sitel ha curato l'elettronica del rilevatore di particelle trasportato dall'ultima missione dello shuttle sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta del più grosso esperimento scientifico mai effettuato nello spazio per studiare le origini dell'universo cercando la materia oscura. Osservare la Terra dallo spazio da sempre ha segnato la voglia di conoscenza dell'uomo. Planetech ha implementato il software di Cosmos SkyMed, un sistema di quattro satelliti lanciati in orbita dall'Agenzia Spaziale Italiana, che mediante un radar capta microonde rimbalzate dalla Terra e le analizza nello studio dell'ambiente, dei disastri naturali e nella sorveglianza militare. La Planetech di Bari e la Sitel di Modugno fanno parte di quelle eccellenze pugliesi, come anche la Barese Alta, Enginesoft a Mesagne, IMT a Valenzano ed SSI a Taranto, che costituiscono le punte di diamante del distretto aerospaziale pugliese. L'obiettivo del distretto è costruire una catena, ricostruire un pezzo importante della catena del valore delle attività spaziali, avendo in Sitel e in IMT, che sono delle aziende più dedicate alla componentistica e alla sensoristica dei sistemi spaziali. Abbiamo aggiunto di recente Alta, che è specializzata e nella propulsione elettrica, che è una nuova propulsione di frontiera. Abbiamo Planetech Italia, che invece è specializzata nei servizi, è già molto attiva nella generazione di servizi operativi dai sistemi spaziali, sia a livello nazionale che a livello europeo per l'Agenzia Europea dell'Ambiente. Per la prima volta in Puglia è ancora esposto nel terminal dell'aeroporto di Bari un modello di Vega, che insieme ad Ariane 5 e Soyuz è uno dei tre lanciatori europei che trasporta in orbita i satelliti. Vega, che ha la sua base di lancio a Kourou, nella Guyana francese, è stato sviluppato da Fiat Avio, che conta due sedi anche a Brindisi e Bari. Insomma, c'è tanta Puglia nello spazio.